Domenica 24 marzo dalle 7 alle 23 si vota in Basilicata per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. L'elettore può votare per un candidato presidente, tracciando un segno sul suo nome. In questo caso, il voto è valido solo per l'elezione del presidente e non si estende a nessuna lista. Può votare per un candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate. Può votare solo per una lista. In questo caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto. Scegliendo un candidato presidente e una lista diversa da quelle a lui collegate, si annulla la scheda. L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati alla carica di consigliere regionale della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze, devono essere destinate a candidati di sesso diverso e della stessa lista, per una donna e per un uomo, o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Diventa presidente della regione chi ottiene il maggior numero di voti.